presente quegli annunci? Cercasi apprendista con esperienza? Ok, è un classico. E il fatto è che non si può essere preparati prima di essere preparati. Le armi improvvisate sono un argomento che da questo punto di vista è esemplare, perché nei corsi di difesa personale se ne parla, si dice qualsiasi cosa può essere un'arma, è una penna per esempio, anche un libro, un piatto eccetera, e rimane a livello teorico. Nella Krav Maga Global, specifico, non perché voglia dire che lo facciamo solo noi, ma perché è giusto che io parli di quello che facciamo e non parli per il Krav Maga in generale. E le armi improvvisate sono divise in famiglie. Questo perché è molto più semplice imparare come utilizzare delle tipologie di oggetti piuttosto che dover imparare diversi tipi di armi proprie e poi cercare di adattare l'utilizzo a quello che si ha. Per cui quando noi impariamo a utilizzare le armi simili agli scudi, sappiamo che tutto ciò che ha la caratteristica che è simile allo scudo può essere utilizzato in quel modo. Quando noi impariamo a utilizzare le armi simili a bastoni, sappiamo che tutte le armi improvvisate che hanno quelle caratteristiche che sono similari possono essere utilizzate in quel modo. Lo stesso per i piccoli oggetti da lancio. Questo introdotto in un allenamento in cui non solo vi abituate ad utilizzarli, ma vi abituate anche a reperirli, a che cosa succede in una situazione di colluttazione quando dovete reperire un oggetto, fa sì che voi siate preparati e che nel momento in cui avete necessità di saper prendere e utilizzare un'arma improvvisata, la cosa diventi automatica. La grande verità è che imparare a utilizzare le armi improvvisate non si improvvisa.